Thank you.
Radio Padre Chita.
Okay, buonasera a tutti. Ci sistemiamo un attimo. Quindi il mio nome è Shyam Govind Das. Insieme a Martina, oggi vi parleremo del tema emozioni e comunicazione. Sottotitolo: stabilità e soddisfazione, coltivando meravigliose relazioni. Recentemente abbiamo avuto la fortuna, il privilegio di partecipare a questo workshop sul diversità ashram, ovvero sul secondo ashram previsto nel sistema vedico per l'uomo e per la donna, in cui appunto si purifica attraverso la vita di famiglia. Quindi abbiamo riflettuto, sentito tanti spunti molto interessanti che vogliamo condividere con voi. Allora, ok, tratteremo dei seguenti argomenti. Introduzione, parleremo un po' dell'importanza delle relazioni nella prospettiva della cultura della Bhakti, l'emozione, la comunicazione, i problemi emotivi che corrispondono, ahimè, inevitabilmente, a problemi relazionali. Quindi tutto il tema delle emozioni, ci sono due o tre libri che abbiamo usato come riferimento per fare questa piccola ricerca. E infine tratteremo il fenomeno dell'escapism, che parleremo e descriviamo che cos'è. Allora allora, se ci sono domande, non esitate, fate le vostre domande e o rispondiamo subito, se lo riteniamo necessario, oppure rispondiamo alla fine dell'incontro. Allora, la nostra vita, la qualità della nostra vita, ovviamente, dipende, è un ragionamento insieme, non è nulla di troppo complesso, ragioniamo insieme su argomenti abbastanza semplici, però dato che oggigiorno viviamo nell'età della discordia e dell'ipocrisia, l'età del ferro descritta, non è detto che questo buon senso sia poi così condiviso per quello che vogliamo trattare di questo tema, perché ti stupirai a ritrovarti in certe situazioni assurde che uno dice: ma il buon senso delle persone che fine ha fatto? Quindi vogliamo trattare questo tema, no? Che è apparentemente molto semplice, ma non è detto che
che lo sia, appunto perché abbiamo questa età del ferro in cui tutti i valori, come sapete, sono un po' cause del relativismo, eccetera, sono andati a... si sono relativizzati, diciamo, andati a perdersi in un certo senso. La qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle nostre relazioni. Non dipende da molto altro, dalla qualità delle nostre relazioni. Possiamo ingenuamente pensare... I'm sorry you don't understand Italian, but maybe someone can translate for you, as I did for you the other day. Maybe Druvino in the back. Ma yeah, he comes. La qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle nostre relazioni. Uno potrebbe pensare, no, la qualità della mia vita dipende dalla qualità di soldi in banca o dalla qualità di gratificazione dei sensi. In verità, la qualità della nostra vita dipende dalle interazioni con gli altri. Leggiamo un piccolo estratto da un libro di Marco Ferrini, Emozioni. Occorre coraggio per vivere ogni rapporto umano nel rispetto e bisogna comprendere che non si diventa persone da sé, per conto proprio, ma lo si diventa nelle relazioni che viviamo, che noi stessi scegliamo di costruire. Giusto per... abbiamo preso questa citazione giusto per dare prova del perché le relazioni sono così importanti nella nostra vita, perché non possiamo... il falso mito del self-made man, in realtà noi ci costruiamo attraverso le relazioni e miglioriamo attraverso le relazioni. Ci costruiamo attraverso le relazioni e miglioriamo attraverso le relazioni, quindi già questa idea... il fatto che possiamo stare bene da soli, che dobbiamo essere indipendenti, penso che un ragazzo crescendo se lo senta dire molte volte, no? Che devi diventare indipendente, devi essere indipendente, anche la donna deve essere indipendente, c'è questa idea, ma questo mito culturale, però non è detto che si capisca bene cosa significhi, perché in verità per fare vero self-development, per veramente per purificarci anche nel cammino della Bhakti, noi abbiamo bisogno di questa interazione con gli altri, del rapporto umano, che non può essere un rapporto umano, ovviamente mi capite, non può essere un rapporto umano superficiale. Ahimè, però, le situazioni di oggi, per lo più istituzionali, creano per noi situazioni di lavoro. Questo si chiama il fenomeno dell'atomizzazione, in cui l'individuo è per lo più atomizzato, ovvero da solo. E la fonte di piacere dovrebbe sperimentarla da solo, no? Tant'è che anche l'unità di base della società, che era una volta la famiglia, sta venendo a sgretolarsi. Quindi, che cosa sono le relazioni? Relazioni sono interazioni, scambi di emozioni, scambi di affetto, rasa, gusto. Quindi nel linguaggio spirituale il gusto, l'affetto, questo scambio di emozioni, definito con la formula rasa, che significa il gusto. Quindi noi perché ci piacciono le relazioni? Perché c'è uno scambio di emozioni. Ci dà adrenalina, dopamina, nel caso del... quella più banale, più estremizzata, più venduta, più gettonizzata, è quella ovviamente della relazione tra uomo e donna, la relazione romantica, che non è altro che un piccolo spettro dell'amore, una piccola fase. E comunque sono queste interazioni, scambi di amore, e nella cultura della Bhakti c'è tutta la scienza del rasa, madre e figlio hanno un certo rasa, il nonno e il nipote hanno un certo rasa, i fratelli hanno un certo rasa, il discepolo col maestro c'è un certo rasa. Quindi in qualsiasi situazione, se tu sei una persona sensibile, consapevole, sei in tune, sei accordato a quello specifico rasa che prevede, si manifesta
all'interno di un certo paradigma culturale, per questo che c'è la cultura e l'etichetta. Col tuo maestro ti comporti in un certo modo, in modo da veicolare, da permettere che quel rasa si mantenga e avvenga nella maniera giusta, corretta. Lo stesso con la moglie, col marito, con gli amici. Ci sono certe regole, etichetta culturale, attenzioni, sensibilità da rispettare, in modo che questo rasa possa venire il più intensamente possibile. Ok, spero che sia abbastanza chiaro. No? Però posso... Sì, prego. Faccio solo un piccolo appunto, però che rasa è solo riferito a relazioni spirituali, non materiali. Cioè, materiali non possono essere definite rasa, cioè, sono amicizie, cioè, assomigliano, cioè, sono le stesse amicizie, amore, relazioni di marito e moglie, ma... però hanno tutta un'altra natura. Cioè. Sì. Ok, grazie. Come giustamente dice, c'è una differenza tra la relazione spirituale e la relazione materiale, nel mondo materiale. Ovviamente sì, noi sappiamo, infatti, come ho spiegato nella Bhagavad Gita, tutto ciò che noi proviamo in questo mondo materiale non è che un sentimento perverso, una riflessione, non vogliamo essere troppo negativi o cinici, una riflessione, un riflesso perverso, non del tutto corretto e puro rispetto al rasa originale, al gusto, all'interazione, allo scambio originale che è di per sé puro. Ovvero, in questo mondo il rasa, come giustamente fa notare lui, è sempre un po' contaminato dal falso ego, dall'egoismo, no? Voglio bene a mio fratello, però in fondo mi aspetto che anche lui si comporti in un certo modo, per fare un esempio. E invece a livello spirituale questo rasa è puro, super intenso, genuino. Ora, nel tra delle istruzioni di Rupa Goswami, Tadati pratigrihinati guyamakhyati pricchati bunte bojayate chaivasad vinam pritilakshana. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato che ci sono alcune persone che sono nuove qua per la prima volta, tipo il mio amico Medi, e quindi dobbiamo stare attenti, cercare di non dire cose troppo strane e parlare in modo che si capisca. E quindi chiederei a Krishnaloka Tridas di farmi un cenno se dico cose che non sono facilmente comprensibili a un umano normale. E lo stesso tu, Medi, sentiti, sei tra amici qua, quindi... Ok. Quello di cui stiamo parlando, stiamo riferendo all'antica scienza dei Veda, dell'antica India. Questo è un insieme di testi, diciamo, che tra l'altro è stato definito anche patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, perché è molto antico. Nonostante la sua antichità si è mantenuto estremamente rilevante per gli uomini, tant'è che anche oggi molti fanno yoga, no? E si interessano di queste meditazioni, eccetera, e fanno riferimento a questi testi antichi. E noi stiamo parlando più o meno di quei testi, per proprio fartela super breve. La traduzione di questo verso è: offrire doni in carità, accettare doni caritatevoli, rivelare i propri pensieri in confidenza, fare domande confidenziali, accettare prasadam e offrire prasadam, cibo spirituale offerto al Signore, sono i sei segni d'amore scambiati tra un devoto e l'altro. Ok, però sappiamo che le relazioni sono difficili da mantenere perché richiedono costante cura nel tempo e richiedono molta energia. Però dobbiamo diventare consapevoli della nostra natura, in quanto noi siamo esseri unici, siamo diversi dagli altri, e questo ovviamente può essere causa di frizione tra i diversi falsi ego, ma dobbiamo sapere che in realtà quando noi riusciamo a rispettare, ad apprezzare, a collaborare la diversità nell'altro, è ciò che dà forza e unione alla relazione. Quindi dobbiamo imparare non soltanto la nostra natura, la nostra tendenza, le nostre qualità principali, ma dobbiamo sapere anche conoscere l'altro, colui che abbiamo davanti, nella sua natura, nel suo guna karma, nelle sue tendenze, in modo tale da poter lavorare in un modo collaborativo. Quindi dobbiamo conoscere anche l'altro. E una parte della missione di Prabhupada è di educare i devoti sui valori in sattva guna, in virtù,
per correggere squilibri comportamentali nei valori, così che possiamo diventare felici e stabili nella bhakti, perché le relazioni appunto sono cardine nel nostro progresso spirituale. Se non correggiamo le nostre relazioni non possiamo progredire felicemente e stabilmente nella bhakti, nel sentiero spirituale. Prabhupada, per chi non lo conosce, è il fondatore della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, e che ha tradotto e commentato i diversi libri delle sacre scritture della tradizione dell'India, che sono patrimonio dell'UNESCO. I Veda, come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. Ok, e già questo a me fa riflettere, nel senso che nessuno, almeno da bambino, nessuno di noi, immagino, sia stato educato a tutta questa... cioè questo concetto che tu ti devi relazionare nella vita, però non sai bene come fare a gestire le tue emozioni, a imparare a stare insieme agli altri. Un po' te la devi cavare, magari seguirai l'esempio di chi era adulto quando tu eri bambino, probabilmente, però diciamo non vi è una sensibilità, un'attenzione prevista dal sistema educativo, giusto? Un po' più o meno te la devi sfangare. La bellezza della scienza della bhakti, una persona sensibile che invece è molto accorta, consapevole dell'importanza delle relazioni, perché mi ha detto la qualità della tua vita dipende dalla qualità delle tue relazioni. Ok, del Srimad Bhagavatam, che è uno dei tra tutti questi libri medi, lo Srimad Bhagavatam è considerato il nettare oppure l'essenza della conoscenza dei Veda. Abbiamo questo verso molto interessante che ci parla delle relazioni. Ogni uomo dovrebbe agire in questo modo: quando incontra una persona più qualificata di lui dovrebbe essere molto contento, quando incontra qualcuno meno qualificato dovrebbe provare compassione, quando incontra una persona che è al suo stesso livello dovrebbe fare amicizia con lei. In questo modo non saremo mai turbati dalle triplici sofferenze di questo mondo materiale. No, ci sono tre sofferenze: una è causata dalla tua stessa mente, dal tuo corpo, come si chiama? Ariatmica, poi l'altra qual è? Dalle altre persone, adibautica e adidaica, dai terremoti, dalle risorse, agenti naturali, giusto? Quindi in questo mondo mortale ci sono queste calamità inevitabili. Ora, per trovare, questo verso dice, per trovare un rimedio, un po' di pace da queste tre inevitabili calamità del mondo materiale, ti devi comportare così. Una cosa importante che mi è stata spiegata anche è che noi dovremmo prima di tutto assicurarci, che dire di comportarci così? Dovremmo, prima di iniziare a comportarci così, noi dobbiamo assicurarci di avere queste tre categorie di persone nella nostra vita. Non è detto che tutti noi le abbiamo. Cioè nel senso, mi devo assicurare, ci sono persone meno avanzate di me con cui mi sto relazionando, ci sono persone sul mio stesso livello, ho accettato dei maestri, dei mentori, degli insegnanti che sono più avanti di me, da cui io imparo. Non è detto che tutti noi, non so, ognuno nella sua coscienza si chiede, ma queste tre categorie di persone ci sono? Queste tre categorie di relazioni nella mia vita ci sono? Ok, un po' di filosofia. Leggiamo anche la spiegazione a questo verso, scritta da Prabhupada. Generalmente, quando troviamo qualcuno più qualificato di noi, diventiamo invidiosi. Quando troviamo qualcuno meno qualificato, lo deridiamo. E quando infine troviamo qualcuno uguale a noi, diventiamo molto orgogliosi delle nostre attività. Queste sono le cause di tutte le nostre sofferenze materiali. Per questa ragione, il grande saggio Narada consigliò ai devoti di agire in modo perfetto. Invece di invidiare una persona più qualificata, dovremmo essere felici di riceverla. Invece di opprimere una persona meno qualificata, dovremmo mostrarle compassione per poterla elevare a un livello superiore. Se poi incontriamo una persona di pari livello, invece di inorgoglirci delle nostre attività di fronte a lei, dovremmo trattarla amichevolmente. Bisogna anche avere compassione per la gente in generale, che sta soffrendo per aver dimenticato Krishna.
Queste importanti funzioni ci renderanno felici in questo mondo materiale. Infatti c'è una ragione per cui Krishna ci ha fatto diversi. Perché se noi impariamo, come ho detto prima, ad onorare, rispettare, a conoscere, apprezzare e a collaborare con le nostre diversità, il legame d'unione diventa più forte. Infatti, come un esempio, può essere due pezzi di legno, se sono sulla superficie lisci non potranno mai stare attaccati l'un l'altro, ma se invece le loro superfici sono ruvide non si staccheranno molto facilmente. E una volta, comunque nella società dell'ISKCON c'era il paradigma sbagliato, e dove si pensava l'amore fosse soltanto per Krishna, quindi siamo individui da soli, non ci dobbiamo relazionare con nessun altro, altrimenti è Maya, ma soltanto con Krishna, perché l'obiettivo è di ritornare da Krishna, di sviluppare questa relazione d'amore con lui. Ma Srila Prabhupada stesso ha detto che l'affettività è un sintomo della vita, e anche perché relazionandoci con gli altri devoti è possibile purificarci dai nostri anartha, dalle nostre cattive qualità, per poter ritornare effettivamente da Krishna. Perché in realtà tra Krishna e noi ci sono i suoi devoti, e non c'è servizio più caro a Krishna che servire i suoi devoti. Quindi non dobbiamo pensare arrogantemente che sono il migliore se servo Krishna, ma in realtà Krishna ha più riguardo per te se vede che tu stai servendo umilmente i suoi devoti. Okay, attraverso il processo di servizio devozionale gradualmente ci purifichiamo, diventiamo più sensibili, questa è la nostra riflessione. Diventiamo più sensibili alle nostre emozioni, quindi anche alle nostre relazioni, e quindi a come comunichiamo. La comunicazione diviene veicolo di scambi di amore. Ovviamente, che cos'è la comunicazione? La comunicazione è il veicolo delle interazioni. Io mi rapporto a te e tu ti rapporti a me, c'è questo scambio di gusto, di emozioni, di rasa, sebbene un riflesso perverso della rasa, giustamente, avviene attraverso la comunicazione. Quindi questo workshop e anche gran parte del counseling, marital counseling, cioè del counseling di coppia, è basato sul stai attento a come parli, a come comunichi verbalmente, per la maggior parte, e non verbalmente. E non siamo stati educati a farlo. Quindi noi ci buttiamo nelle relazioni parlando un po' a caso come ci tirano le emozioni, e ci saranno dei disastri se non siamo educati, quindi alle relazioni, ovvero questo scambio di emozioni, a mantenere questo scambio di emozioni all'interno dei paradigma culturale, dell'etichetta, soprattutto in un ambiente spirituale come il nostro. La comunicazione quindi diventa importante, giusto? Oh. Abbiamo riportato qui di seguito la spiegazione al verso che abbiamo citato prima, il verso 4 del Nettare dell'Istruzione, e queste sono sempre le parole di Srila Prabhupada. L'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna è stata fondata per facilitare queste sei forme di scambio. Essa ha avuto inizio senza aiuto, ma poiché la gente continua a interessarsi e accetta questo genere di scambi, la nostra associazione si sta espandendo in tutto il mondo. Ricordiamo che gli scambi sono donare e ricevere doni, e rivelare la propria mente in confidenza e ascoltare gli altri e offrirsi, scambiarsi il cibo spirituale, prasciado. E questo è interessante, ovviamente noi ci dobbiamo chiedere all'interno della nostra famiglia, con i nostri amici più intimi, come vanno questi sei scambi?
soprattutto no, vivendo in una comunità, la qualità della nostra vita dipende da quanto noi mettiamo in azione questi sei scambi. Quindi quando è l'ultima volta che ho fatto un regalo, mi sono confidato, per esempio a Martina o a Salvatore, quando è l'ultima volta che ho chiesto a Salvatore, ma va tutto bene? Ti va di parlare dei tuoi problemi? E qual è l'altro? Un regalo, rivelare e cibo. Quando è l'ultima volta che io, Salvatore, sempre fa da cibo a me, quando è l'ultima volta che ho ricambiato questo gesto, gli ho dato anch'io del cibo, per dire, no? Dobbiamo interrogarci come stanno andando questi scambi. Siamo lieti che la gente stia contribuendo in modo così generoso allo sviluppo dei programmi della nostra associazione. Le persone accettano volentieri ogni nostra offerta, per quanto umile, nella forma di libri e riviste che trattano esclusivamente di argomenti relativi alla coscienza di Krishna. Talvolta organizziamo dei festival Hare Krishna e invitiamo amici e sostenitori a partecipare ad accettare il prashara. Benché per la maggior parte i nostri sostenitori appartengano agli strati più alti della società, vengono a gustare quel po' di prashara che possiamo offrire loro. Talvolta amici e sostenitori fanno domande molto confidenziali sui diversi modi di compiere il servizio devozionale e noi cerchiamo di dare spiegazioni. In questo modo la nostra associazione si sta diffondendo con successo in tutto il mondo e in tutte le nazioni l'intelligente sta apprezzando sempre di più le nostre attività coscienti di Krishna. La vita della società cosciente di Krishna è nutrita da queste sei forme di scambi affettuosi tra i suoi componenti. Bisogna quindi dare a tutti l'opportunità di frequentare i devoti della ISKCON, perché sarà sufficiente accettare queste sei forme di scambio per poter risvegliare completamente la coscienza di Krishna latente in ogni essere. Ho trovato molto ispirante leggere quello che Prabhupada aveva scritto addirittura, cioè, addirittura questa società internazionale, mondiale, è stata creata per favorire i sei scambi. Quindi ciò che conta non è che siamo qua per artificialmente seguire un rito, no? No. Spesso capita con le religioni, medie, no? Un rito, faccio il rito, tutti vanno a messa, allora ci vado anch'io. Poi tutti si mettono giù con la testa al suolo, lo faccio anch'io. Diventa una routine priva di significato, priva di affetto, priva di, come dire, consapevolezza, no? Il rito vuoto, privo di significato. No, in verità questa società non ha altro, Prabhupada, questo statement, questa affermazione, la società, abbiamo creato questi templi affinché questi sei scambi avvengano. Se non avvengono i sei scambi, la società non sta andando bene, quella comunità, quel ritrovo di quei devoti non ha di per sé senso, perché non puoi approcciare il divino se tratti male i suoi devoti. Abbiamo letto dallo Srimad Bhagavatam, giusto? Ha senso? Nella Bhagavad Gita 2.62 è detto Sangat Sanjayate Kamaha, i nostri desideri, le nostre ambizioni si sviluppano sulla base delle compagnie che frequentiamo. No, ne parlavamo anche io e te, Medi, no? Un'altra volta. Se giri con quelli che fumano l'erba, finirai anche tu per farlo. O se giri con quelli che pensano solo a investire in borsa, finirai anche tu per farlo. La situazione ci influenza molto. Si dice spesso, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. E se un uomo comune frequenta i devoti, risveglierà sicuramente la propria coscienza di Dio. La comprensione della coscienza è innata in ogni essere individuale e ha già raggiunto un certo sviluppo quando l'essere raggiunge la forma umana. È detto nella Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22.107, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanabdi Shuddha Chitte Karaye Udai. Il puro amore per Krishna è presente eternamente nel cuore degli esseri viventi. Non è qualcosa che si debba ottenere dall'esterno. Quando il cuore si purifica, con l'ascolto e il canto, l'essere si risveglia spontaneamente. Poiché la coscienza di Krishna è innata in ogni essere, tutti dovrebbero avere la possibilità di sentir parlare di Krishna. Semplicemente ascoltando e cantando, Shravanam Kirtanam, il nostro cuore si purifica direttamente e vediamo risvegliarsi la nostra coscienza di Krishna originale.
Infatti Prabhupada dice spesso che la nostra sofferenza è data dalla dimenticanza di Krishna. Abbiamo dimenticato la nostra relazione eterna con Krishna. Questo è uno dei miei versi preferiti in assoluto. Tra l'altro Radhana Swami, Prabhupada lo cita, anche Radhana Swami lo cita spesso. Cioè, l'amore per Dio è già innato nel cuore di ogni essere vivente, anche dei cani, delle bestie. A seconda del corpo che hai, puoi accedervi più o meno. Però è già innato in tutti. In tutti. Chi è più o meno pronto, però... è naturale, per l'essere vivente avere questo amore, questa bhakti, devozione verso il Supremo, Dio, Allah, per chi viene da una cultura musulmana, tra gli altri nomi, Buddha non è Dio, Jehova, vabbè adesso non andiamo nei dettagli teologici, non sono importanti in questa sede, la coscienza di Krishna, questo abbiamo letto, no, la coscienza di Krishna non viene imposta artificialmente al cuore, ma vi si trova già, questo appunto che dicevo. Quando cantiamo il santo nome di Dio, la persona suprema, il nostro cuore, si purifica da ogni contaminazione materiale. Nel primo verso del suo Shikshastakam, Shri Chaitanya Mahaprabhu afferma, Citto Darpana Marjanam Bhava Madhava Vagnini Vapanam Shia Karava Chandrika Vitaranam Vidya Vadu Jivanam Ananda Budi Vardanam Pratipadam Purnaritam Svadanam Sarva Masnapanam Param Vijayate Sankirtanam. Ovvero, tutte le glorie a Sankirtanam che purifica il cuore da tutta la polvere accumulata nel corso degli anni e spegne l'incendio della vita condizionata fatta di nascita e morte ripetute. Il movimento del Sankirtan è la più grande benedizione per tutta l'umanità, perché diffonde i raggi della luna benefica. Beh, insomma, poche parole. È la vita di ogni conoscenza trascendentale, cresce l'oceano della felicità trascendentale, ci permette di gustare pienamente il nettare che desideriamo da sempre. Ah, il nettare che desideriamo da sempre. Finalmente. Che sollievo fare Sankirtan. La purificazione non tocca soltanto colui che canta il Mahamantra, ma anche il cuore di tutti coloro che sentono la vibrazione trascendentale. Tra l'altro abbiamo fatto esperienza mercoledì sera, no? Medi c'era, Medi non sa nulla però, e perché queste persone erano così felici? Dal nulla, senza alcol, senza droghe, in una stanzetta al Mazzini. Come si spiega? Come si spiega? Quindi o questo è una bugia, non è vero, che l'amore di Dio ha effetti statici sulle anime, oppure quello che noi abbiamo sperimentato mercoledì sera rappresenta questa, e questa è una verità. Martina ha messo qualcosa di strano. Ok, persino le anime incarnate in corpi di animali inferiori, gli insetti, gli alberi, che in altre specie di vita risulteranno purificate, preparate alla piena coscienza di Krishna, di Dio, col semplice ascolto di questa vibrazione trascendentale. Ok, ora proseguiamo con la nostra breve, molto umile presentazione. Le relazioni si manifestano nella maggior parte attraverso la comunicazione, giusto? Quindi si può dire che se vogliamo vivere una vita di qualità, dobbiamo avere relazioni di qualità, giusto? E per avere queste dobbiamo essere esperti comunicatori, perché la comunicazione è il veicolo che ci permette di interagire con gli altri. Le relazioni sono veicolate e mantenute tramite la comunicazione. Questo è sempre un altro verso della Bhagavad Gita, che ci dice come comunicare in sattva guna, cioè nell'influenza della natura virtuosa. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, volto al bene di tutti, e nell'evitare i termini offensivi. Bisogna anche recitare regolarmente i Veda, perché sono quelli che ci donano, che acquiscono l'intelligenza e ci aiutano a elevare la nostra coscienza, e siamo più sensibili verso comportamenti che potrebbero ferire gli altri. Ora, perché le relazioni siano mantenute in maniera corretta, è facile iniziare una relazione.
Te ne sei accorto, Mary? Facile, anche Nico. Facile iniziare una relazione. Bellissimo iniziare una relazione. Mantenerla è molto più difficile, ma non parlo solo di relazioni amorose, di qualsiasi relazione, come dire, che, insomma, che sia facile fare un figlio, ma mantenerlo, coltivarlo, può non essere così facile o non così bello. Questo in tutte le relazioni, qualsiasi relazione. Perché le relazioni siano mantenute in maniera corretta, occorre comunicazione corretta. Non so se è una banalità oppure no. Non so. Non sapevo più cosa dare per scontato oggigiorno. Spero che non troviate banale queste riflessioni. Ora, arrivando al tema delle emozioni, alla comunicazione, abbiamo tutte e due, Dhruva, una parte emotiva, metà di noi è emotiva, è l'emisfero destro, e l'emisfero sinistra è la parte logico-razionale. Ce l'abbiamo in tutti, e quindi dobbiamo imparare a usarle entrambe. Dobbiamo imparare ad essere logici e razionali, dobbiamo anche imparare a avere a che fare con le emozioni. E questa è l'intelligenza emotiva. Hai ricordato su questo? Vabbè, questo non è altro che un po' più in dettaglio. Allora, logico-razionale, la nostra parte, metà logico-razionale, che è l'emisfero sinistro, analitica, dettagli, logica, razionale, le successioni, i sistemi, il calcolo, l'analisi, è così la cosiddetta parte mascolina, razionalità, è l'uomo in teoria, il sole. La luna invece, o la donna, la femmina, ma non tanto la donna, l'essere donna, la femminilità, è più che altro la relazione, la visione di insieme, l'intuito, la creatività, l'essere artistico. Visione sensoriale, concreta, emotività, se non l'avevo già detto, emotività e intuito. Facciamo progresso spirituale perché siamo mossi da emozioni, la Bhakti stessa è un'emozione, certo perverso, non è pura questo razza, soprattutto nel mio livello, a livello base in cui mi trovo, però è certo che se sono qua è perché qualcosa ho esperito a un certo punto, no? Un'emozione. Le emozioni devono essere in linea con la filosofia, questa è una precisazione che volevamo fare, non è che possiamo provare emozioni a caso, ok? Emozioni a caso, Krishna ti amo, sono completamente arreso a te d'ora in poi, no, deve essere in linea con la filosofia spiega segno per segno il processo da neofita a devoto esperto, sì, esperto, avanzato, ecco. Quindi i nostri sentimenti, le nostre emozioni e la Bhakti sono in linea con la conoscenza. Altrimenti c'è il rischio di sentimentalismo o di contaminazione di queste emozioni. Rasa pazza, così chiamata. Ancora un po' io. Tutti abbiamo in diversa misura una parte logico-razionale e una emotiva intuitiva, non solo i maschi sono super logici e nient'altro, e le femmine tutto l'opposto, emotive, intuitive. Abbiamo detto queste parti, queste metà le abbiamo entrambe e dobbiamo imparare ad armonizzarle. Questo è un bellissimo libro di Mazzaratara Marco Ferrini che tratta proprio di questo argomento e si chiama Emozioni. E anche in psicoterapia, infatti una psicoterapeuta mi ha regalato un libro che si chiama Le emozioni che curano di Erika Poli, che poi parla di questa attenzione necessaria perché sono le emozioni che ci fanno traumi, le ferite emotive che creano poi dei disagi, dei conflitti che potrebbero anche manifestarsi, come è stato verificato dalla psicoterapia, dalla medicina moderna, anche in disagi somatici, cioè in vere e proprie malattie degli organi. Questo era negato fino a poco tempo fa dalla scienza moderna, no? Invece adesso è quasi generalmente accettato che sia così. Ora, dobbiamo avere questa balance, trovare una balance. E ora, gli scambi di amore, gli scambi di emozione. Gli scambi di amore. Sono gli scambi di amore che abbiamo detto che avvengono e che ci danno gusto.
Il gusto vero non è la gratificazione dei sensi, non è il conto in banca, per quanto possano, o non so che altro piacere noi rincorriamo in questo mondo materiale, sono gli scambi di affetto. E la lussuria, che è il nemico insaziabile che tutto divora, così come è descritto nella Bhagavad Gita, questa voglia così intrinseca di godere, controllare ciò che è all'esterno di noi in questo mondo, sebbene sia impossibile farlo, noi siamo proprio, dobbiamo sempre controllare gli altri, vogliamo controllare le cose, questa lussuria, godere, no? Può essere sconfitta attraverso queste relazioni che sono piene di scambi, di affetto, ma non affetto sentimentale, di affetto, di servizio, di onore reciproco, di rispetto, di devozione, di dedizione, eccetera. E a riprova di questo il fatto che soprattutto i monaci celibi, chi sceglie di essere monaco, può farlo, cioè può vincere l'istinto dell'impulso sessuale solo se ha delle relazioni molto affettuose, ma non ancora una volta, non questo è solo un esempio, di relazioni di affetto, di amicizia, di confidenza, di scambi di prasciadam, di cibo, come parlavamo prima, con gli altri devoti. Altrimenti l'impulso ad avere quel godimento con l'altro sesso o col conto in banca, eccetera, sarà indomabile e dovrai. Qualcosa più matti, sennò io ci sono troppo pesante. Adesso parliamo di questo secondo capitolo, che i problemi relativi corrispondono a problemi relazionali, perché se noi stessi non siamo stabili internamente, cioè non siamo tranquilli con noi stessi, poi questi problemi interiori si andranno a riversare nelle nostre relazioni, andando a creare delle incomprensioni, dei conflitti, e questo ovviamente porta alla sofferenza. Ok, l'analogia delle patate. Abbiamo detto, non siamo fatti per vivere da individui indipendenti, atomizzati, siamo fatti per vivere insieme, per questo che viviamo negli ashram o in comunità, per questo che siamo qua insieme. E non siamo su Zoom, ognuno a casa sua, no? Perché incontrandoci probabilmente ci scontreremo e avremo piccoli, visto come un falso ego, cioè ognuno di noi nel nostro piccolo pensa di essere un po' migliore degli altri, che le proprie idee siano migliori degli altri. Ci sarà un piccolo scontro, ma sono sicuro che vi è capitato nelle vostre comunità d'origine, di avere questi scontri con gli altri con il falso ego degli altri devoti, familiari, amici, eccetera. Questo scontro però è fondamentale, è necessario, prepariamoci, è inevitabile, e infatti la macchina pela patate funziona che le fa girare, loro si scontrano, si sbattono, e non so come, però si spellano, si toglie la pelle attraverso questo scontro. Quindi un'analogia che mi è stata fatta una volta, mi è stata proposta, è che noi siamo come le patate, quando viviamo in comunità, viviamo insieme negli ashram, ci frequentiamo. Certo, finiremo per litigare, per avere diversità d'opinione, è normalissimo, fa parte della purificazione, va tutto bene, fa parte della nostra purificazione, si sta togliendo la pelle, ovvero quello strato di falso ego che ci fa pensare che noi la sappiamo più lunga degli altri, siamo più intelligenti degli altri, più avanzati degli altri. E quindi attraverso queste frizioni con gli altri noi riusciamo a purificarci dagli anarta e poi le emozioni negative che proviamo sono come delle sentinelle d'allarme, perché ci fanno stare male, vuol dire che qualcosa non va e c'è bisogno di purificare, andare a sradicare questi anarta che sono come delle erbacce nel nostro cuore che impediscono la crescita dell'amore puro verso gli altri, la devozione e nel servizio, nel sentiero della Bhakti, quindi di sviluppare questa devozione verso Dio.
questo è rivoluzionario, ecco, ho un'emozione negativa, faccio finta di niente, passerà. Okay. In verità no, non passerà, si ripresenterà, l'avete provato, no? La comunicazione negativa, la finta di niente, poi si ripresenta la stessa situazione, magari a distanza di qualche anno, di qualche mese. Quindi sono sentinelle d'allarme, diciamo. Così detti nostri anarta vengono e noi siamo fatti per analizzarli, per conoscerli e per capire. C'è una lezione, c'è un campanello d'allarme. Cioè, devi lavorare su quel punto di te, no? C'è quando noi non ci sentiamo capiti, amati, apprezzati, rispettati, noi sfoghiamo questa non soddisfazione sugli altri attraverso emozioni poco piacevoli, e però non è che sia una cosa negativa. Questo nostro comportamento negativo ci fa capire che in realtà all'origine ci sono dei bisogni non soddisfatti, non corrisposti dall'altro. Però dobbiamo imparare a comunicarlo in un modo efficace. Quindi adesso facciamo una metafora per capire un po' questa dinamica. Il pony e lo sterco di pony. Allora, sono due bambini che per Natale volevano ricevere un pony come regalo e il giorno di Natale vanno sotto l'albero per vedere se effettivamente hanno ricevuto questo pony, ma trovano lo sterco. Trovano dello sterco. Uno dei due bambini dice, niente pony, me ne torno a dormire. L'altro dice invece, ma se c'è lo sterco del pony, allora il pony deve essere da qualche parte. E questo è per dire che quando noi ci rapportiamo con l'altro, in un certo senso lanciandoci lo sterco, in realtà dobbiamo pensare che c'è un pony da qualche parte, ovvero c'è un bisogno non corrisposto, che in realtà viene espresso in un modo negativo, che l'altro deve imparare a percepire e a condurre al pony e non rispondendo con lo sterco. Non so se avete capito, facciamo una piccola rappresentazione. Sì, facciamo un esempio. Uno sketch teatrale per rendere tutto un po' più leggero. Allora, io sono un padre di famiglia, ho 39 anni, appena finito lavoro, torno a casa, apro la porta. Sei sempre in ritardo! Ma sono appena entrato e già mi stai attaccando? Ho lavoro dalle 7 alle 7. Dalle 7 di mattina alle 7 di sera, 7 giorni su 7, per mantenere te e i tuoi figli, e tu mi tratti così appena torno? E io me ne vado. Ecco, questo non è un modo giusto di interagire, perché appunto ci stiamo lanciando. Ovviamente siamo stati molto leggeri, si può fare molto di peggio, ma ora come si può evitare questo conflitto? Bisognerebbe che una delle due parti, delle due controparti, debba, invece di reagire spontaneamente, debba utilizzare la parte razionale per capire in realtà dietro quel comportamento cosa c'è. Qual è il bisogno non corrisposto? Il pony, giusto? Quel pony di cui stavamo parlando prima. Chiaro l'analogia, riproviamo lo sketch. Corretto. Sono io, 39 anni, dopo una giornata di lavoro molto intensa, finalmente torno a casa e ho delle certe aspettative, ovvero vorrei rilassarmi, penso di meritarmelo. Invece, apro la porta. Arrivi sempre a casa tardi! Una voce così dolce. Come faccio arrabbiarmi? Cioè, in verità ho sentito Monica e Salvatore molto più di così. Dai, provaci ancora. Arrivo sempre a casa. Ok. Io vorrei ritirare questo sterco che lei mi ha appena tirato, ovvero rispondere della stessa moneta. Invece, siccome ho fatto il corso di counseling, sono sensibile alle relazioni, alle emozioni, mi fermo un attimo e penso, aspetta, ma questo sterco, ovvero c'è un bisogno non corrisposto, lei mi sta attaccando, ma
che cosa c'è sotto, qual è il bisogno non corrisposto, ovvero qual è quella ferita emotiva, quella frustrazione. Mi conviene fare questa battaglia di sterco oppure cercare di fermarmi un attimo, respirare e chiedere, cercare il bisogno non corrisposto, ovvero ma cara, mi dispiace che di sentirti così. È una giornata, devi aver avuto una giornata molto intensa. Come posso aiutarti? C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Possiamo parlarne? Sì, io non ho ritirato lo sterco che lei mi ha tirato, prima di tutto. Sì, questo è un modo per calmare la controparte e farla ritornare in contatto con la sua parte razionale, in modo tale da avere un dialogo calmo, tranquillo, pacifico, senza avere un conflitto, e poi risultare ovviamente nella... i due si separano e lasciano il conflitto non risolto. Infatti parliamo un po' della parte scientifica, cioè abbiamo nel nostro cervello ci sono la corteccia e l'amigdala. L'amigdala sta sotto della corteccia cerebrale e l'amigdala è la sede delle emozioni, cioè noi immagazziniamo attraverso esperienze passate e le emozioni negative, e quindi è un magazzino che quando noi viviamo quella stessa situazione o simile situazione in passato, automaticamente l'amigdala reagisce istintivamente e va a scavalcare la nostra corteccia prefrontale, che è la sede della razionalità, del linguaggio, del dialogo razionale. Ed è come, e quindi questa situazione di escalation, cioè la corteccia prefrontale sarebbero le nocche qui davanti, si alzano e l'amigdala è il pollice e l'amigdala scatta e scavalca la corteccia prefrontale. Non siamo più sotto il controllo del nostro sé superiore, ma stiamo agendo con il nostro sé inferiore. E quindi quello che ha fatto Sham per calmarmi, per fare in modo di fermare questa escalation di emozioni negative, ha usato un linguaggio cortese per farmi ritornare in contatto con la razionalità, con il mio sé superiore, per effettivamente trattare questo malinteso con razionalità in un modo pacifico. È una tecnica per far fronte alle discussioni, è quella dell'ascolto riflessivo, cioè fare sentire la persona, l'interlocutore, che è veramente capita e ascoltata, perché l'ascolto dell'altro è sintomo di cura e attenzione, perché se noi parliamo e ascoltiamo con l'intento di rispondere, non stiamo in realtà davvero comprendendo l'altro, e quindi siamo a due livelli differenti, ma ascoltando per capire l'altro riusciamo a comunicare allo stesso livello. Infatti la persona che è nelle veci di oratore parla, la persona che è nelle veci di ascoltatore ascolta senza interrompere, senza dire le sue opinioni, deve ascoltare senza interrompere e deve riformulare quello che l'oratore ha detto per vedere se ha capito veramente quello che gli ha detto, in modo tale che non ci siano scontri che si potrebbero benissimo evitare. E ovviamente questo dà molto piacere a quello che ha parlato, si è sfogato, sentire, soprattutto per una donna da quanto ho capito, allora veramente mi sta ascoltando, veramente ha il desiderio di cercare di capire cosa io sto provando. E veramente quindi ha voglia di fare questo, di avere questo dialogo. Spesso quando siamo in una relazione ci sono confronti, frizioni e discussioni, giusto? La causa è il fatto che non ci sentiamo amati e compresi. Cioè, quando Martina se n'è andata... E non abbiamo finito bene lo sketch, perché era che lei se ne andava e lui ci rimaneva male e anche lui se ne va. Questa è un archetipo delle relazioni tra uomo e donna.
Probabilmente se non siamo educati alle emozioni reagiremo sentendoci frustrati e questa nostra reazione farà sentire allo stesso modo l'altro, ovvero lei non si sente compresa e se ne va, lui vedendo che lei se ne va ci rimane male perché l'uomo vorrebbe sempre risolvere i problemi della propria donna. Adesso stiamo generalizzando maschio e femmina nella relazione di coppia. Lui vedendo che non ha saputo fare questo ci rimane male perché l'uomo vuole essere l'eroe della sua donna, ci rimane male, anche lui si ritrae, quando lui si ritrae lei sta ancora peggio perché è una forma di abbandono, lui se ne va, io sono da sola e questo è un senso di abbandono per la donna. Quindi queste dinamiche in tutte le coppie si verificano, le stesse dinamiche, sembrano banali o scontate forse come stiamo presentando, in verità ci sono i counselor che sono... Il fatto che arrivano alla stessa destinazione, no? Cioè si sentono non compresi, non amati, ma ci arrivano per vie diverse, no? Per la donna è no, non mi sento capita, non mi sento ascoltata, mi sento abbandonata, per l'uomo è ho fallito nell'aiutarla. Cioè sono completamente due modalità diverse per arrivarci, ma alla fine è sempre lo stesso, no? Mi sento non amato e non compreso. Quindi bisogna conoscere queste dinamiche in modo tale da prevenirle e curarle. Sì, abbiamo appena... Questo era... Sì, abbiamo appena descritto lo sketch numero 3, però non abbiamo molto tempo. No, ok. L'abbiamo appena descritto. Ora, siamo quasi alla fine della nostra presentazione. Fenomeno dell'escapism. Ovvero, escapism vuol dire la fuga. Il fenomeno della fuga dalle proprie emozioni. Siamo in contatto con le nostre emozioni, sia quelle che curano e quindi ci prendiamo la possibilità di guarire, sia con quelle che ci fanno star male, che però in un modo o nell'altro usciranno quando siamo triggerati, quando la nostra amigdala si gonfia, eccetera, viene azionata, e queste emozioni, questi conflitti, disagi che abbiamo represso o da cui siamo fuggiti verranno a manifestarsi. Creano anche dei drammi nel peggiore dei casi. Rifugo i miei disagi interiori e uso come scusa la filosofia della Bhakti per non affrontare responsabilmente i miei traumi, i problemi familiari e personali. Come lo definivo questo? Mahatma Prabhu, Samu, ti ricordi? Tu me ne avevi parlato. Dico tante cose. Cioè, Mahatma Prabhu ha dato una formula, avevi questa, no? Quello che... Ti ricordi quando eravamo a Genova? Ho fatto quella classe al mattino, ti ho detto, ma Mahatma Prabhu lo definisce come il fenomeno del... Ah, ok, spiritual bypassing. Spiritual bypasser. Comunque sia, no, per dire che non è che si stanno inventando queste cose, sono trattati dai maestri. In altre parole, ingenuamente mi illudo che la pratica della Bhakti di per sé possa risolvere immediatamente i miei problemi sopracitati senza un intervento terapeutico mirato. Ma questo non funziona, ovvero se mi rompo l'avambraccio non è che cantando il mantra questo guarisce, devo andare in ospedale per farmi mettere un gesso, e questa cosa vale per anche i nostri problemi emotivi, questi traumi non risolti, inconsci, verranno a gallo. Allo stesso tempo, ovviamente, se viene un problema non è che si smette di cantare Krishna, comunque aumento, continuo sicuramente, e aumento, perché ovviamente c'è un gusto spirituale, una connessione spirituale, quella difficoltà che certo devo affrontare ingessandomi, andando all'ospedale, la affronterò con un input, una carica, e una predisposizione, un'attitudine, una connessione spirituale. Quindi, chiaro? Questa è un piccolo, però molto esemplificativo, questa immagine. Tutti abbiamo delle ferite emotive e prima o poi verranno a galla, soprattutto concetto d'Arpana Marjana, quando si alza la polvere dallo specchio della mente. Verranno a galla questi anartha ed è un buon segno perché ci stiamo purificando, è molto buono. Quindi occorre essere sinceri perché dobbiamo fare questo inner work, questo lavoro interiore di introspezione. Siamo anche meditatori, no? Cioè,
Altrimenti i nostri traumi si manifesteranno all'interno della relazione. Chiaro? Dobbiamo fare questo inner work, questo lavoro interiore, perché altrimenti le persone ferite feriscono le altre persone. Dobbiamo essere prima stabili noi, in armonia con noi stessi interiormente, avere risolto i nostri traumi, problemi, motivi, per non crearne altri con le altre persone. Un'altra riflessione parallela a questa è: se qualcuno mai ci facesse del male, in quanto le voti di Nabandu, cioè oceani di compassione, aspiranti, se ti dà fastidio comunque puoi... No, ogni mattina, no? Facciamo gli omaggi gli uni agli altri dicendo il devoto, il Vaishnava è un oceano di compassione. Sapendo questo, avendo compassione verso gli altri, qualora qualcuno si comportasse male con noi, un devoto si comportasse male con noi, noi ovviamente non è che lo critichiamo, facciamo un dramma, sappiamo che dietro c'è un pony, ci sono dei desideri, dei traumi non corrisposti, dei bisogni non corrisposti, e quindi anche noi tolleriamo, accettiamo, ascoltiamo, sapendo che se qualcuno si affaccia fa stare male, perché a lui stesso probabilmente, e comunque Krishna sta arrangiando, questo per dire. Traduzione di questo verso del Bhagavad Gita: colui che controlla i sensi ma ha la mente ancora legata agli oggetti dei sensi certamente si illude ed è un simulatore. Ok, allora un altro verso della Gita: l'avversione è l'altra faccia dell'attaccamento, no? Sono due facce della stessa medaglia. Quindi perché diciamo questo? Perché è spiritual bypass, che è quello di cui parla Mahatma Prabhu, è colui che fa finta di essere più avanzato di quello che è, seppure nel cuore serbi questo attaccamento, che se non si manifesta nella forma di attaccamento, ovvero voglio tanto mangiare quella torta al cioccolato, anche se voglio fare il Vaishnava che non mangia più il cioccolato, io ho tanto attaccamento, faccio finta di non avercelo, e quindi si... questo attaccamento si manifesta nella forma di avversione. Vedo i miei amici che mangiano cioccolato e io provo avversione, li giudico, li critico, mi sento, non so, invidioso, che ne so, c'è un trauma comunque. E questo è molto grave. Se questi spiritual bypasser, se noi siamo spiritual bypasser e passano gli anni e magari diventiamo anche, non so, in posizione di responsabilità nella comunità spirituale, abbiamo il dovere di coltivare gli altri, di ispirare gli altri, ma siamo di spiritual bypasser, che facciamo? Questi traumi saranno per forza di cose trasmessi agli altri, se non che si riverseranno direttamente ai danni delle persone di cui noi ci dobbiamo prendere cura. Quindi è molto, molto seria la situazione. Dunque, ricapitolando, comunicazione come terapia: sentire le proprie emozioni senza cercare di reprimere o negarle, essere, questo è anche un sintomo dell'umiltà, e parlarne. Per questo c'è un sistema di mentorship che è stato creato, per esempio nella comunità più successo dell'ISCO, che cerchiamo anche di avere noi qua nella nostra comunità, e parlare, ascoltare e confidarsi, come abbiamo letto nel quarto verso del Nettare dell'istruzione, ed essere sinceri, non essere simulatori, pretender, mityachara, essere sinceri col proprio livello di avanzamento, con i propri desideri, i propri attaccamenti, eccetera. E come dice Bhanta, siamo un bihati perché è nostro dovere essere felici e stabili, quindi dipende da noi essere felici e stabili. Penso che arriviamo fino alle 7:30, quindi un quarto d'ora scarso. E se ci sono domande, questioni, riflessioni, dubbi, critiche, molto ben accette, soprattutto le critiche. Ma io avrei una domanda. Sì, prego. Vuoi fare il microfono? No, mi sentite, vero? Sì, magari si alza in piedi. Sì.
mi chiamo Danila. All'inizio avete esposto i tre tipi di rapporti, no? Con chi è ad un livello superiore, chi è ad un livello simile al mio e chi è in difficoltà. Mm-hmm. Allora dicevate, chi è in difficoltà rischia anche di condizionare me e il mio benessere. Non so, la dico male perché non riesco magari a dire, non mi ricordo esattamente che parola avete usato, però in un rapporto che non è alla pari e non è con uno che ha un livello superiore, non so, facevi l'esempio, se sono con quello che fuma l'erba, è presente? Sì. Ok. Allora la mia domanda è, non abbiamo affrontato proprio, perché dopo abbiamo parlato più del rapporto comunicativo, perché possa essere un rapporto costruttivo. Allora mi chiedevo come vi ponete rispetto a uno che può essere coetaneo o no, che vive un momento di difficoltà e che quindi non ha proprio chiare, non so, le sue fatiche, o che non ha chiaro che quel tipo di comportamento può non essere utile. Non so se si capisce, sì, sì. Però facciamo una prova di reflective listening. La persona che ci ha detto qualcosa e noi riflettiamo. Prima di rispondere, cerchiamo, questo si fa spesso nel disco, a Ciopati lo fanno sempre, cioè qualcuno fa una domanda, prima di tutto la ripeto per assicurarmi di averla capita, prima di rispondere. E quindi tu ci stai chiedendo come possiamo rapportarci con una persona che è al nostro stesso livello, ma che sta avendo un periodo di difficoltà. Sì, cioè io ritengo che non sempre il rapporto con l'altra persona sia in un momento difficoltà inquina, tra virgolette, il mio percorso di vita. No? Abbiamo detto questo? Perché io posso... No, certo. No, è un confronto. Ah. Non è né una critica, no, per sapere, è proprio un confronto. Sì. Perché tante volte noi siamo proprio strumento d'aiuto per quella persona, siamo proprio lì per quella ragione magari, no? Mm-hmm. Anzi, non solo, io non mi metto neanche in una posizione superiore, perché allo stesso modo lui magari sta insegnando qualcosa a me, anche fatto. Semplicemente l'affermazione, la conferma di un certo mio percorso, non so se si capisce. Sì. Cioè è proprio un capirci sul percorso e sui rapporti, non è né una critica né una domanda. Ah, posso capire. Non so se... Sì, sì. Mi è venuta adesso in mente una citazione di Marco Ferrini, che non sono gli altri a contaminarci, siamo noi che contaminiamo noi stessi attraverso gli altri, perché ce lo lasciamo permettere, cioè dipende dalla nostra coscienza con cui noi ci approcciamo con gli altri. Se noi ci lamentiamo perché gli altri sono meno elevati di noi, secondo noi, allora noi ci abbassiamo e noi ci lasciamo, cioè in un certo senso siamo noi stessi che ce lo permettiamo, questo decadimento. Sì. Comunque quello che dici tu è molto saggio ed è verissimo e siamo d'accordissimo, nel senso che se nelle relazioni a volte una persona ha bisogno, invece siamo noi altre volte ad avere bisogno. Questo succede nelle tre categorie che abbiamo esposto, succede coi pari, cioè con quelli sullo stesso livello, con gli amici. A volte ci dobbiamo essere noi per loro e a volte saranno loro ad esserci per noi. Questo è naturalissimo. Poi, ancora più interessante, nella scienza dei rasa, che noi abbiamo visto solo dall'esterno, ma se ci senti dentro è ancora più bella, a volte addirittura anche il maestro, anche quello che è il tuo maestro, cioè che è vero, che è superiore a te e da cui tu impari, potrebbe lui stesso avere bisogno di te, in certi momenti, chiedere il tuo aiuto. Quindi sì, non è tutto monodirezionale, anzi un'infinità di combinazioni di questi razza. Speriamo di aver risposto alla tua domanda. Sì, sì, è un confronto. Grazie. Sì, è un confronto. Sì, sì, comunque, assolutamente. Ciao, per prenderti. Provo a parlare forte. Al netto mi è piaciuto molto lo sketch di prima, quindi complimenti. Io la vedevo anche da questo punto di vista, nel senso, lo sketch che avete fatto secondo me era ottimo nel momento in cui entrambi comunque hanno un lavoro pregresso, quindi il vedere l'altro che ti ascolta ti fa scattare quella cosa che equilibra un po' gli animi. Nel caso in cui, ma anche non una coppia, magari sei dipendente, capo, cose così,
Arriva il capo, inizia a urlarti addosso. Ma capo, spiegami qual è il tuo problema. Sei tu il mio cacchio di problema, il diavolo. Ok, cioè nel senso, questo potrebbe anche, addirittura per assurdo, per una persona che non ha mai lavorato su di sé, forse lui si aspetta magari dalla sua famiglia che gli urli addosso, perché si ritrova in uno stato familiare che conosce, quindi due che si urlano, piuttosto di uno che fa così, che magari dice, ah, questo mi sta prendendo in giro, fa il superiore, no? Quindi in casi come questi, invece, quale potrebbe essere l'approccio? Davvero mettersi al suo livello e farlo sentire a casa sua? O mantenermi più io nel mio corpo, però rischiamo uno scontro forse più forte? Non so, una domanda. Vabbè, avete capito tutti, mini reflective listening, per vedere se ho capito bene, e nel caso non avessi capito bene tu puoi aggiungere. Allora, certo, è ovvio, se entrambe le persone sono sensibili, hanno un progresso di introspezione, di lavoro, sensibilità all'emozione, alla comunicazione, ok, bello, lo sketch funziona. Ma qualora uno ce l'abbia e l'altro no, e l'altro invece è abituato a un'interazione basata anche sulla violenza e l'aggressione verbale, che fare in quei casi? Come comportarsi? È interessante perché sto vivendo una situazione di quel tipo, nel senso che vivo con mio nonno, e mi sono accorto che lui... questo si è trasmesso anche poi persone più della mia famiglia, ma perché viene da una cultura contadina, era tutto basato sull'urlo e non c'è mai un apprezzamento, mai, neanche se ho preso 110 e lode alla magistrale, mai uno, tutto urlo, critica. Però c'è del ras anche lì, c'è del ras anche lì, quindi devo stare a quel gioco, perché funziona così, e quindi c'è un po' di gusto, di amore, capito? È l'unico linguaggio che lui conosce per comunicare affetto e amore, è la, non la critica, l'urlo, prendersi paura, ma perché fai così? Ma come ti sembra? È possibile che comportarti così? E tu continua, no? E probabilmente tutti gli uomini nella sua vita hanno fatto così con lui, e lui ha sempre fatto così con i suoi figli e con i suoi nipoti. Ora, secondo me non è, arrenderci alla, come si dice quando sei passivo, sì, accettare questo come inevitabile, no, devi essere talmente tanta esperienza, talmente tanta energia positiva e batti dentro di te che trovi il modo, con una battutina, con un abbraccio, con un regalo, con uno dei sei scambi d'amore, con grande esperienza, di essere molto esperto, e devi trovare il modo di... Bene, tu devi restare intoccato quando lui ti aggredisce così, perché sai che è una persona che è ferita, che vuole ferire gli altri, prima di tutto. E poi, con grande intelligenza, trovare il modo, ci deve essere un modo. Tanto silenzio. Cucinare per lui, partire con quello che sicuramente non può rifiutare, cucinare per lui, fare un gesto, e poi lo ricambia. Lo ricambierà, questa è la mia. Sì. Anche tu sai queste cose un po'. Vabbè, a parte che è graduale, ovviamente, perché bisogna prima coltivare il terreno in modo tale che avvenga uno scambio effettivo di apprezzamento, di rispetto. Cioè, se il problema principale è non saper controllare il proprio temperamento, la propria rabbia, allora facciamo degli step graduali in modo tale che questo problema non si presenti più. Cioè, sempre di più si diminuisce la rabbia con dei piccoli gesti, piccole parole, regali, apprezzamenti, eccetera. Piano piano, è sempre graduale. Altre domande? Non so chi fosse prima, se già ti rimane io. No, ma va bene lui. Grazie. Io ho una domanda, cioè, se una persona come la tua prof, te entri in classe e ti, diciamo, deride, cioè ti urla davanti a tutti, e te non le puoi rispondere come l'esempio che avete fatto prima, ha comandata la giornata così per farla tranquillizzare, cioè l'hai chiamata fuori dalla porta. C'è un modo invece per rispondere, ma
Allora, che succede se questo stesso di cui ha parlato Roberto si presenta con la prof e lo studente? Porta a casa. Porta a casa. Insegnante, facciamo rispondere. Ah, ecco. Sicuramente questa è un'ingiustizia perché è un abuso di potere, no? La prof si sente superiore perché è più anziana dell'alunno e quindi pensa di poter di approfittarne e comportarsi in modo disrispettoso. In questo caso, siccome è un'autorità, non importa, noi nel nostro cuore sappiamo che quello che sta facendo non è molto corretto, lo tolleriamo. E magari piano piano poi si potrebbe presentare l'occasione in cui può interagire con la prof in un modo diverso. No, aspetta, però tornando all'etichetta, mi è venuta una bella risposta. Tornando all'etichetta e alla cultura, no? Tu non puoi rispondere alla tua prof perché è etichetta, tu non puoi fare nulla. Però tu che puoi fare? Questo avviene anche nelle comunità spirituali. Non puoi fare niente, però tu puoi parlare a qualcuno che è superiore alla tua prof e che tu a cui hai accesso. Può essere la pre, ovvero parlarne con tua madre ne parla con la preside. Questa è la cultura, perché insomma è una cultura democratica, c'è ancora un po' di buon senso, lo permette, tu segui tutto l'iter che è previsto dalla legislazione italiana e per affrontare questa cosa. Però è giusto che tu non... che in questa situazione tu non puoi fare nulla. Posso dire una cosa? Se è brevissimo, perché sono altre domande. Sì, brevissima. Per dare una risposta col cuore al ragazzo, io al posto suo farei questo. Porterei il giorno dopo sulla cattedra un fiore per la maestra, senza dire nulla, andrei a posto. La maestra entra e trova questo fiore e chiederà sicuramente chi l'ha dato. E lui, con molta umiltà, alza la manina dicendo: sono stato io. Altre domande o questioni? Sì, prego. Siccome molto spesso le relazioni sono caratterizzate da questa cosa, no? Qualcuno, c'è sempre più gente che sta male, ti aggredisce anche se magari non hai fatto niente di che, e questo avviene a ragazze o a una persona più adulta, comunque l'atteggiamento è sempre questo. Allora a volte non è importante quello che si dice, come si dice e come si sta in quel momento. Se una persona ti aggredisce e tu stai fermo, stai, diciamo, col cuore in pace, sereno, è come se tu avessi una folata di vento e questa folata proprio è la tua energia che è dentro il cuore che la ferma. Non hai bisogno neanche di parlare. Cioè, è chiaro che... questo presuppone che tu ci hai lavorato molto dentro e ti aspetti prima di aprire, di dire qualsiasi cosa, però l'importante è come la dici la cosa, perché a volte parlo di me, sento delle persone che mi rispondono in maniera, cioè io magari mi arrabbio e questa persona mi risponde in maniera gentilissima. A livello formale è ineccepibile, però mi scatena più rabbia perché mi sento che non mi ha risposto, non è stata sincera. Se uno sente l'altro che è sincero, cioè se sente che... E quindi la sincerità significa che aspetti ma gli dici anche la verità, non è che gli dici guarda aspetto di trovare il superiore perché... l'idea so che è molto difficile, c'è una cosa che presuppone che tu sia veramente calmo, però a un certo punto tu puoi dire, aspettando che lei si calmi un attimo e rimanendo tranquillo come un albero, l'albero quando è piantato
arriva il vento, se è ben piantato, arriva il vento, arriva il sole, l'albero non si sposta. Questa è una grandissima forza. Grazie, grazie del commento. Tu puoi dirgli, scusami, maestra, ma perché mi sta avvenendo? Io stavo, volevo dire semplicemente questo, lei ha capito male, però lo devi dire in maniera sincera, perché se no lei se ne accorge più. E magari può essere una via, provare in tanti grazie, modi. Grazie molte. Manca ma poco tempo, scusami se ti... E c'è un'ultima domanda, c'è Tirmai? O intervento? No. Monica, e vorremmo, sì, siamo molto grati, c'è una psicoterapeuta con noi che abbiamo invitato. Grazie Daniela per essere qua. E grazie per, e gradiremo un tua riflessione anche su questo. Dopo Monica. Monica? Intanto vi ringrazio perché avete toccato, vi ringrazio perché avete toccato un tema veramente molto difficile e complesso, e però molto importante, lo capiamo anche dai tanti interventi, no? Cioè che ci tocca tutti, psicologi o non psicologi, ecco, è la vita quotidiana. Quindi questa è la premessa. E la riflessione che volevo portare è questa, che... ecco, che è molto importante, secondo me, appunto, lavorare prima su se stessi, no? Cioè, che prima di dire alla moglie, cara, come stai? Ecco, un po' il discorso faceva, forse voleva, forse anche dire Cristina. E come sto io di fronte a quello che l'altro mi dice? Prima mi occupo del mio dolore, della mia paura, della mia sofferenza. Quando l'ho un po' curata, posso curare quella dell'altro. Altrimenti... quello che io dirò non corrisponde alla verità e l'altro lo percepisce, con lo scorso che si faceva prima. Quindi a volte forse è meglio tacere, curarsi la ferita e poi dopo poter parlare. Ecco. Fatto salvo che tutto quello che avete detto, ecco, è interessantissimo, eccetera, ma c'è un lavoro a monte che è molto impegnativo. E l'altra cosa è l'ideale. Se noi ci diamo degli ideali molto alti, ci sentiremo sempre inadeguati e quindi le emozioni negative aumentano e non ne usciamo più. Grazie. Alla tecnica, insomma, a queste tecnologie di comunicazione, di cui avete fatto l'esempio, appunto, ci deve essere una sincerità interiore, no? E mi veniva in mente, Prabhupada, nella lettura di questo testo che è stato fatto dalle discepole, The Bond of Love, dalle sue discepole, questa raccolta di testimonianze, emerge chiaramente, poi tra i dati potrebbe dire molte più cose, adesso io vi riferisco al testo perché appare proprio questo, cioè come Prabhupada fosse sinceramente interessato all'altro. Da qui ne discende appunto un ascolto che è un ascolto in qualche modo pulito anche, no? Perché questo interesse, no? questa volontà di capire. Prabhupada era potenziato sicuramente, quindi da tante caratteristiche che magari molti di noi non riescono ancora ad avere, insomma, però l'idea è proprio quella che passa, di questo guardare, cioè quanto io veramente sono interessato all'altra persona, se no davvero meglio, appunto, ho pensato questo che hai detto, quest'ultima cosa che hai detto Daniela, no? Tacere o comunque arretrare, che ti consenta poi di non avere così tanta interazione, non metterti in situazioni rischiose, in un certo senso, vuoi far apparire quello che non è, non so, penso, no? Anche nel lavoro. Per riflettere, questo è molto importante, va bene avere tecniche
comunicative che favoriscono una relazione sana, uno scambio di emozioni sane piuttosto che tossiche. Però quello che fa veramente la differenza è questo desiderio di veramente di amare l'altro, e questo amore verso l'altro, prima di tutto. Insomma, posso avere le tecniche che voglio, ma se non c'è poi il desiderio di amare, di aiutare l'altro, la relazione resterà. Sì, ma infatti a questo proposito mi viene in mente una cosa: perché Prabhupada, come dici tu, ha fatto quello che ha fatto in così poco tempo e con così grande impatto? E perché si permetteva, lui poteva dire anche delle cose che noi non potremmo mai dire quando predichiamo, quando relazioniamo agli altri, però perché lui era un oceano di misericordia, quindi si poteva permettere anche proprio di, non so, tipo di mostrare anche solo rabbia o di sgridare, perché era mosso da un amore talmente grande, da una devozione talmente grande che l'interlocutore percepiva quella e poteva... La forma era un dettaglio, perché siccome l'essenza dello scambio, del messaggio, era così forte, intenso, di amore, devozione, quasi se fosse la forma, no? Penso a delle frasi come... dice che se tu non credi in Dio, allora sei un cane. No, sono statement di efficacia, di impatto comunicativo, che vuol dire che se noi dicessimo a una persona che si professa atea, sarebbe completamente un disastro. Ma se te lo dice uno che è veramente un puro e hai quell'esperienza di fronte di prima persona di amore, devozione, di purezza, di sacrificio, allora il messaggio, l'essenza di quello che stai passando va da cuore a cuore, no? Non so se si... Comunque sì, è importante questo, in effetti, certo. Molto importante. Ok. Time is up. Grazie a tutti dell'ascolto e delle riflessioni. Grazie a tutti. Annunci.